Sebini, come titolerai domani su Conte e poi ripassiamo subito la palla a Romeo. No, Conte Lo puoi esce, rivelare o è un segreto? non è ancora un segreto di Stato. Conte esce inevitabilmente bene da questa partita a livello politico. Infatti, una cosa mi stupiva un po', no, di questo dibattito e anche delle parole di Calenda nelle ultime ore, non solo questa sera, ma anche insomma, nei commenti a caldo immediatamente successivi all'accordo. Cioè, c'è qualcosa che non mi torna più. Cioè, abbiamo qui uno dei massimi rappresentanti del centrismo, uno che si candida a diventare un leader centrista in un prossimo futuro, un convinto europeista, che nelle reazioni a caldo, e qui non parlo dei giusti distinguo tecnici che ha fatto, ma proprio delle reazioni politiche e della Di lettura pancia, dici? politica, del messaggio politico che esce fuori da questo accordo, ha delle posizioni forse le più vicine ai sovranisti, cioè perfino la Meloni, lo dicevate voi prima. Ha avuto parole di maggiore entusiasmo rispetto all'accordo portato a casa. Il più freddo è stato Salvini, che ha parlato di insomma, super fregatura, mega fregatura. E poi io al secondo posto metto Calenda. Quindi l'europeista Calenda attualmente è il più vicino ai sovranisti Una stoccata di diamo un diritto tutti. di E replica questa cosa non perché riesco lo a faccio soffrire. capirla. Una No, stoccata. no, Prego, no. Calenda. Allora, prima di tutto vi faccio noto che domani il Parlamento europeo vota nei principali gruppi una durissima risoluzione sull'accordo raggiunto. Perché l'altro aspetto che noi non guardiamo è il fatto che sono stati definanziati moltissimi degli strumenti comuni europei. E dall'altro lato è stato dato un ruolo centrale al Consiglio, quindi agli Stati rispetto alla Commissione. Quindi io ho detto che questa è una cosa molto importante per l'Italia dal primo momento e prima che si concludesse, ho detto che eravamo testualmente al 100% con Conte. Sto solamente dicendo, siccome l'ho visto tante volte accadere in Italia, due cose. Uno, che per l'Europa come Commissione europea, Unione europea, ci sono molti lati di questo accordo che la indeboliscono, come rilevano tutti i principali gruppi parlamentari nella risoluzione che si voterà domani. E secondo, che l'Italia deve avere consapevolezza importante di un'occasione che la costringe però a fare uno sforzo di gestione, di programmazione, di analisi fortissimo. Se invece noi, quando arriviamo a un accordo internazionale che per mille motivi è complesso, rifacciamo il giochino per il quale c'è quelli che dicono abbiamo vinto 10 a 0, una pioggia di denaro, e quegli altri che dicono Però fate schifo. Non si affronta così nessuna questione complessa. Questo è il contributo che provo a dare di riflessione e conoscenza, se ci riesco, insomma. Calenda, è un fatto però che Ma 80 facendo i complimenti a miliardi, ecco, Conte, eh? quindi Conte ha vinto, perché 80 miliardi a fondo perduto all'Italia, onestamente, nella storia Ma non sono dell'Europa 80 miliardi. saranno poi 20 Non sono 80 effettivi, miliardi. Perché? perché il Ma messaggio, io perché, dico, ci, ma perché io questa è però stata una no, trattativa scusi, politica ma anche, e quindi c'è da fare una valutazione quale anche trattativa politica. politica? Non c'è nessuna trattativa politica. Scusate, non possiamo scambiare le opinioni per i fatti. Noi possiamo 80 avere miliardi non sono l'opinione che un'opinione, però. 25 miliardi io ce l'ho a fo. Dicevo, No, gli 80 80 miliardi miliardi non sono sono un'opinione. un'opinione. Cioè, un'opinione non sono un'opinione, sono una cosa non vera. Sono proprio una cosa non vera. Perché sto spiegando che se qualcuno si leggesse le carte, che gli 80 miliardi sono a fronte di un incremento dei soldi che dobbiamo dare per coprire questo strumento che ci dà 80 miliardi, nell'ordine dei 55 miliardi. Il risultato è 27 miliardi. Se noi non incominciamo, vede perché io poi insisto sui fatti, perché poi finisce che anche i giornali danno delle informazioni che sono Ma errate. Calenda, E non quando è invece un'informazione di errata, però mi 82 scusi, ci sono miliardi due ne aspetti arrivano che vanno 26, considerati. che non sono la stessa cosa, gli italiani si urtano e ci hanno ragione. Ci sono due aspetti che vanno considerati. C'è un messaggio politico, cioè dalla trattativa fra i capi dell'Europa è uscito un messaggio politico per cui l'Italia arrivano a fondo perduto nell'ambito del Recovery Fund 80 miliardi. Poi lei giustamente mette insieme le fila e i conti e dice di questi 80 miliardi effettivi a fondo perduto l'Italia ne potrà disporre soltanto di 38. 27, non fa una piega. Però c'è un messaggio politico importante perché a fronte di mesi in cui noi abbiamo detto, noi giornalisti per primi, che c'era una crisi senza precedenti in Europa, un'Europa incapace di aiutare, di Divisa. decidere, di fare squadra, un'Europa ostaggio dei frugali, un'Europa indebolitissima, a fronte di tutto questo, ieri è emerso un messaggio diverso.